È Tommaso Fiorini il vincitore della gara categoria allievi del Gran Premio Giorgio Mare, secondo a medaglia d'oro Memorial Elio Longhi ad Urbisaglia. Percorso paesaggisticamente suggestivo tra pianura, discesa e una salita abbastanza dolce, racchiuso nel circuito di 7,3 km da compiere 10 volte. Iscritti alla gara 89 atleti, 65 in partenza, che comprendono 5 club marchigiani, OP Bike, Alma Juventus Fano, Pedale Chiaravallese, Pedale Rosso Blu Picenum, Recanati Marinelli Cantarini, Villa Sant'Antonio Ciclicocci, oltre a 4 dell'Umbria, 3 dell'Emilia Romagna, 4 dell'Abruzzo, 1 della Lombardia e la formazione del Belgio, la Brian Olympia Tienen, con un atleta. Gara subito movimentata, tanto che al terzo dei 10 giri previsti esce subito dal gruppo Scorzoni, del Gubbio Ciclismo. Il gruppo lascia fare, seppur in ritardo, di 50 secondi. Al quarto giro Tommaso Fiorini si incarica di avviare l'inseguimento e di mezza lo svantaggio e poi di nuovo tutti insieme. A metà gara ci provano in 5, ma è Scorzoni che di nuovo prende l'iniziativa, seguito da Fiorini. Al suono della campanella dell'ultimo giro i due sono in solitaria verso l'ultima ascesa. A quel punto Tommaso Fiorini rompe definitivamente gli indugi, scatta, lascia sul posto Scorzoni e si presenta tutto solo al traguardo, cogliendo la terza vittoria stagionale, che è anche la quinta del pedale chiaravallese. Ordine d'arrivo, primo Tommaso Fiorini, pedale chiaravallese, secondo a 27 secondi Luca Scorzoni, gruppo ciclistico Gubbio, terzo a 1,38 Nicola Maglione, Alma Juventus Fano. Sesto, settimo e ottavo posto per i colori del pedale chiaravallese, rispettivamente Morresi, Fanelli e Cecconi. Ed è festa anche per Federico De Paolis, SC Recanati Marinelli Cantarini, che si laurea campione provinciale Macerata 2021, in una giornata che ha visto sugli scudi anche l'ottima organizzazione di Vincenzo Santoni, Gioca Communication. Ma una vittoria bellissima, perché un ragazzo quando arriva da solo, che va via sull'ultima salita e stacca tutti, è sicuramente una bellissima vittoria. Sinceramente forse gli porto bene anch'io, perché ha vinto la gara alla cronometro a Porto San Delpidio, ha rivinto oggi e sono contento per lui, sono contento per la sua società chiaravallese, che ha due tecnici bravissimi e portano avanti un bel movimento di giovani. C'è bisogno di questi ragazzi, perché il ciclismo nazionale italiano sta vivendo un momento delicato, diciamo bruttino. Speriamo che le nuove leve, speriamo che sempre più giovani si avvicinino al ciclismo, e in questo caso io devo ringraziare gli sponsor Giorgio Mare, Mauro Pieroni, che sono vicini a noi, alle nostre organizzazioni, e cerchiamo di promuovere sempre più il territorio e portare sempre più ragazzi a questo sport. Bello anche tutto quello che riguarda le premiazioni, ricche, importanti, anche questo uno stimolo. Ma io sinceramente oggi ho fatto una battuta con i ragazzi, io ho detto organizzate uno sciopero, perché la federazione vi dà 38 euro, non so come per vincere. Immaginate con un ragazzo che faccia 70 km con 40 gradi di temperatura per arrivare a vincere 38 euro, all'incirca 40 euro, non so. Detto questo, abbiamo fatto una bella premiazione. C'è la medaglia d'oro, la seconda medaglia d'oro Memorial del babbo di Giorgio, il ricordo di Elio. E c'è il monopattino offerto dalla ditta Algi di Alba Adriatica e ci sono altri premi che ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Sicuramente per un ragazzo è stimolante avere una buona premiazione. Questa può diventare una gara di riferimento nel calendario delle manifestazioni ciclistiche? Ma tutto dipende da questa pandemia, vediamo quello che succede per l'anno prossimo. La nostra intenzione è di farla diventare una gara nazionale, la nostra intenzione è di fare anche le categorie esordienti e allievi, una giornata azzurra, detta azzurra, e sicuramente in campo nazionale. Vediamo se le difficoltà della pandemia vanno a scemare o meno, però sicuramente abbiamo questo obiettivo.
Secondo posto per Luca Scorzoni a 27 secondi, gruppo ciclistico Mocagliana Gubbio. Sprint sul traguardo che premia Nicola Maglione a 1,38 dell'Alma Juventus Fano, che precede Federico Ferranti dell'Opi Bike Porto Sant'Elpidio. Quinta posizione per Francescangeli, gruppo ciclistico Mocagliana Gubbio, e poi il terzetto del pedale Chiaravallese. Sesto Federico Morresi, settimo Sebastiano Fanelli, ottavo Alex Cecconi, nono Michael Carletti dell'Eurobike Riccione, decimo Luca Di Lupidio Opibike. Lino Secchi, una gara riservata alla categoria allievi che ha visto questi ragazzi sotto un sole cocente, anche tanta umidità, battagliare in un circuito che, nel quale le capacità dovevano essere diverse. La vittoria a un marchigiano al pedale Chiaravallese. Sì, una bella gara sotto, come dicevi, un clima non proprio dei migliori, perché oltre il caldo anche la tanta umidità. Però non si sono risparmiati questi ragazzi, non hanno fatto pretattica, perché subito sono state le fughe, gli attacchi. Il percorso si prestava anche a questi attacchi, queste fughe, perché la parte in salita, poi la discesa, la pianura, l'andatura molto alta, molto elevata, gruppetto in fuga, poi qualcuno si è staccato, qualcuno è partito. Alla fine ha prevalso un corridore che non è nuovo alle vittorie, ha vinto altre gare, che è stato spesso anche a disposizione della squadra come protagonista. E oggi credo che lui abbia raccolto un bel successo. È un corridore che con percorsi così, con salite ma non durissime, va molto bene, quindi ha fatto valere anche la sua possenza fisica, insomma, per conto di un ragazzo di 16 anni, la parte in pianura e in discesa l'ha saputa utilizzare bene. E tra l'altro mi hanno riferito che è partito in salita gli ultimi chilometri, gli ultimi tratti della salita. Complimenti a Vincenzo Santoni e ai suoi collaboratori, allo sponsor, all'amministrazione comunale di Orbisaglia, perché è una gara semplice, un percorso semplice ma interessante, con begli spazi qui anche nella zona della logistica per le squadre, quindi tutte le caratteristiche per una gara nel rispetto del Covid, ma che dà questa sensazione di ripartenza del ciclismo. Carlo Pasqualini, in questa corsa l'assegnazione della maglia di campione provinciale per Macerata, una corsa impegnativa che ha visto ritmi molto alti e ha entusiasmato il pubblico che ha potuto assistere. Sì, è una corsa alla sua seconda edizione, infatti come comitato provinciale abbiamo ritenuto di gratificarla con la possibilità di renderla valida per l'assegnazione della maglia dei campioni provinciali della categoria allievi. Le nostre speranze non sono state tradite, infatti una gara molto valida, molto impegnativa, con una giornata veramente calda, vento abbastanza fastidioso, un circuito comunque impegnativo che ha messo a dura prova i ragazzi. Alla fine i migliori sono venuti fuori e quindi anche il titolo conquistato di campione provinciale è un titolo assolutamente meritato e valido, che va a un ragazzo della provincia che veramente lo merita. Può diventare una gara di riferimento questa? Ma sì, anche se tutto sommato è una gara giovane, è una gara che è già una classica per la nostra provincia, per il panorama marchigiano della categoria allievi. È una gara che si svolge in una location veramente fantastica, in cui Orbisaglia accoglie in maniera ottima tutti coloro che vengono da molte parti d'Italia a partecipare a questa gara, e quindi un po' è anche la rappresentazione della nostra provincia, no? In cui questi borghi bellissimi, in cui si riescono poi a allestire, grazie a Vincenzo Santoni e ai suoi collaboratori, tutte queste manifestazioni che, oltre a una enorme valenza sportiva per i giovani, è anche un'enorme valenza per la promozione del territorio. Si parte dalle emozioni, perché questa è la seconda edizione di Papa Elio, Gran Premio Giorgio Mare, Memorial Elio Longhi, proprio davanti alla sua realtà commerciale, quindi una giornata di sport nel ricordo di suo padre. Sì, questa manifestazione l'ho voluta 2 anni fa, poi l'anno scorso con il Covid purtroppo non l'abbiamo potuta ripetere, quest'anno ho ricolto l'occasione per poter rifare questa manifestazione che per me è bellissima, ricordo di mio padre, soprattutto perché quando ero piccolo mi portava sempre a vedere questa corsa e mi piaceva veramente, ma io avevo 9 anni,
me lo ricordo vagamente. Però è un bellissimo circuito veramente che merita tantissimo veramente. Giorgio e Eida, la sorella, appunto dicevamo, di questi ricordi, e chi andrà via dopo tanta fatica porterà nel cuore un pezzettino di Urbisaglia e di Giorgio Mare. Certo, io sono veramente felice, non ho questo ricordo perché sono un pochino più piccola, però io me li ricordo con mia madre le domeniche pomeriggio lunghi a letto a vedere le corse di tour di Francia, d'Italia, erano molto, anche lei, anche mia madre era molto appassionata, sì, veramente. Il ciclismo e l'attività commerciale, due realtà che possono andare insieme in un'ottica di promozione. Sì, diciamo che il ciclismo è, per il mio lavoro soprattutto, è uno sport che si accosta tantissimo, perché ancora raccoglie tutte quelle massaie, quelle persone che vivono ancora il ciclismo, i ricordi del ciclismo, e soprattutto diciamo che lungo la strada ho visto la passione ancora di queste persone che l'hanno vissuto per tanti anni. Hanno detto che potrebbe diventare un punto di riferimento questa gara, lei c'è? Sì, assolutamente sì, ne stavo parlando con Vincenzo Santoni in macchina mentre abbiamo seguito la corsa, e ogni giro mi entusiasmavo sempre di più e veramente la vorrei portare, se fosse possibile, anche a livello nazionale, mi piacerebbe veramente. Alla cerimonia di premiazione anche il sindaco di Urbisaglia, che ospita questa seconda edizione del Memorial Elio Longhi, si è detto di come questo sport riesca a esaltare il territorio, così? Sì, per noi è stata un'occasione importante, come è stata quella del 19, sì, poi purtroppo il 20 per ovvie ragioni non abbiamo potuto rifarla, però oggi è anche un segno di ripartenza, no? Un segno di ripartenza nello sport, con i ragazzi, anche per questo territorio che al di là del Covid è stato colpito anche dal sisma, dal terremoto, quindi ecco un'ottima occasione di visibilità, di promozione, grazie all'azienda Giorgio Mare e naturalmente di questi meravigliosi ragazzi che rappresentano il futuro di questo sport e che quindi ci danno, no, una buona prospettiva del futuro. Ragazzi che vengono anche da altre zone d'Italia, oltre che dalle Marche, quindi porteranno a casa, immaginiamo, un bel ricordo. Sì, sì, anche nel segno, no? Come mi dicevano tanti appassionati di questo sport, ma anche tanti tecnici, che è un bellissimo circuito che, come dire, fonda le sue radici addirittura agli anni 80, dove qui c'era un grande fermento ciclistico, e quindi questa è la riprova, insomma, di un territorio che si muove, e quindi ecco, bene così, continuiamo, che possa continuare questa tradizione per anche per i prossimi anni. Tommaso Fiorini oggi ha fatto il carapazzo della situazione, da Tokyo a Urbisaglia abbiamo visto un attacco strepitoso. Sì, è stata una bella gara e niente, sì, è molto simile all'attacco di Carapazzo e no, niente, è stata la gara quasi perfetta perché sono riuscito ad arrivare da solo, è quello che in teoria devo fare tutte le gare perché non sono molto veloce. E quindi niente, no, sono molto contento, era una gara che mi piaceva come percorso, è molto adatta alle mie caratteristiche, quindi no, è andata molto bene, molto bene. Sei stato sempre nel gruppo di testa, poi a un giro e mezzo, due dalla fine, hai capito che potevi farcela. Sì, sì, sapevo, che vedevo che in salita ne avevo ancora, e poi soprattutto quando il penultimo giro siamo andati via noi due, io e Scorzoni, siamo andati via, e ho visto che eravamo rimasti da soli e ho capito che comunque potevo giocarmela e non ero sicuro in una volata, quindi ho provato ad anticipare e quando ho visto che ero fatto il buco ho detto ok, allora ce la posso fare veramente, è quasi fatta. Questo conferma anche il tuo stato di forma, stai bene? Sì, sì, sto bene, sto cominciando ad entrare in forma in questo periodo, se nelle ultime gare ho fatto parecchi risultati e no, sì, sto entrando proprio molto bene in forma adesso. Come proseguirà la tua stagione? E adesso niente, domenica prossima corriamo a Imola e poi continuiamo con gare tutte le domeniche. E il primo obiettivo, una gara più importante, è sicuramente la Coppa d'Oro o comunque la Coppa Didi con la convocazione della regione, quindi diciamo che ci sono parecchi obiettivi ancora. Luca Scorzoni, gruppo ciclistico Gubbio, Mocaiana, secondo posto, ce l'hai messa tutta, oggi il tuo avversario di giornata forse aveva qualcosa in più. Sì, soprattutto non pensavo di arrivare questa fuga perché sono partito al secondo giro, ho detto sono molti chilometri, però
non mi arrendo e per fortuna ecco, ho trovato un gruppetto di 5 alla fine e collaborando siamo riusciti ad andare via insieme tenendo sempre il tempo sul minuto e invece al giro del GPM ho scattato prendendo il GPM e siamo andati via io e Fiorini ma l'ultimo giro lui ha avuto la meglio sulla salita e dopo in piana mi stavano prendendo i crampi e non sono riuscito ad attaccarmi. Il caldo, l'umidità si è fatta sentire, il vento? Abbastanza, io lo soffro abbastanza il caldo ma non è stato quello perché alla fine oggi stavo abbastanza in forma e sono contento per questo posto. Un po' di rammarico c'è sempre, però la fatica è stata tanta e anche la soddisfazione. Sì, sì, un po' di rammarico c'è stato perché pensavo che di riuscire ad attaccarmi, invece ho sentito che la gamba non c'era più in quel momento. Però ecco, sono contento di questo secondo posto perché proprio all'inizio non pensavo di fare una fuga del genere. Conclude il podio Nicola Maglione, Alma Juventus Fano, quindi tra i tre posti due marchigiani, anche tu sempre nel gruppo di testa, ci hai provato fino alla fine, i tuoi avversari di giornata avevano qualcosa in più oggi? Sì, avevano in più soprattutto sulla salita e hanno staccato sia a me che a Ferranti dell'OP Bike, non siamo riusciti a rientrare sul finale. Qualche rammarico o hai dato tutto? Io ho dato tutto, ovviamente si poteva arrivare primi, ma ci accontentiamo visto che ho dato tutto del terzo posto. Il caldo, il vento, insomma, non è stata una gara facile da quel punto di vista? No, però soprattutto all'inizio l'ho sofferto, poi è andata sempre meglio, quindi è andata bene alla fine. Com'è ripartire? No? Questa è una gara che sostanzialmente è un po' l'inizio di una vera ripartenza. È molto bello ripartire a fare le gare, soprattutto perché la competizione è quello per cui ci alleniamo tutto l'anno, quindi è bellissimo correre.